Pace del Signore, amici, fratelli e sorelle in Cristo, voglio condividervi la seconda parte della mia meditazione sul Salmo 139, a cui ho messo come titolo La preponderante onnipresenza e onniscienza di Dio. Gloria a Dio. Comunque, a questa seconda parte possiamo mettere anche un altro titolo, e cioè Dio il nostro fattore. Amen. Vogliamo leggere questi versi della parola di Dio, cominciando dal verso 13 di questo Salmo 139. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Gloria a Dio, gloria al Signore. Dio, il nostro fattore, ci ha amati, è vero, prima che nascessimo, predeterminando il compito che avremmo assolto con la nostra vita. Questo lo possiamo leggere in Geremia, capitolo 1, verso 5. Dice il Signore al profeta: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Gloria a Dio. Sorprendente, vero? Prima di essere concepito, Dio dice di avere conosciuto quest'uomo e prima che fosse partorito da sua madre, lo ha consacrato e costituito profeta delle nazioni. Geremia, come tutti gli uomini di Dio, è vero, sono il frutto di un progetto ideato dalla mente di Dio e messo in atto nel tempo da lui stabilito. È lui, il Signore, che ha programmato il nostro DNA secondo la sua volontà. Egli ha scritto in esso tutti i dati che sono stati e sono alla base dello sviluppo del nostro corpo e della nostra anima. Davide dice: sono stato fatto in modo stupendo, meraviglioso. Gloria a Dio. Davide era grato al Signore perché riconosceva che era opera sua. E menzionando i reni, è vero, come i primi suoi organi formati, essendo essi secondo la scrittura la sede dei sentimenti e delle emozioni dell'uomo, questo è vero, ci rivela come già al principio del concepimento l'essere umano è già un'anima vivente. Gloria a Dio, gloria al Signore. Davide sembra dunque spiegare il miracolo della vita. Dio è vero come un padre e come un ginecologo, senza bisogno di un ecografo, ha seguito con partecipazione gioiosa la formazione del nostro feto nel grembo di nostra madre. Ispezionandolo in modo scrupoloso continuamente perché si sviluppasse, è vero, secondo la sua volontà. Egli, vedendo nel grembo di nostra madre la massa informe del nostro corpo, poteva contare già il numero delle nostre ossa.
e anche il numero dei giorni della nostra vita, e come li avremmo vissuti per compiere il fine per cui Lui ce li ha dati. Davide dunque riconosce Dio, il Creatore e l'autore della nostra vita. Non siamo, è vero, il frutto di un caso, ma, come dice la parola di Dio, la realizzazione di un progetto divino messo in atto per la sua espressa volontà, come leggiamo in Apocalisse al capitolo 4 al verso 11. Dice così la parola del Signore: Tu sei degno, oh Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per Tua volontà furono create ed esistono. Gloria a Dio. Non siamo il frutto di un caso, ma è per la volontà del nostro Creatore che noi esistiamo ancora in questa terra. A questo proposito, voglio condividere una testimonianza vissuta, è vero, nel mio primo anno nella missione Cristo e la risposta. In quella missione, è vero, sono stato circa 22 anni. Ero appena tornato nel campo dall'evangelizzazione 2x2 quando ricevetti, è vero, una brutta notizia. Una persona a me molto cara aveva abortito dopo 6 mesi di gestazione e il bambino era morto subito dopo. A quella notizia io mi rattristai. Ma nella mia semplicità chiesi al Signore il perché di quell'accaduto. Subito ebbi la risposta. Mi ricordai dell'incontro che avevo avuto qualche ora prima all'evangelizzazione con un giovane, il quale aveva sostenuto di non credere in Dio e che era stato creato da suo padre e sua madre. Gloria a Dio, gloria al Signore. Nella risposta che io diedi a quel giovane, ci fu la risposta di Dio alla mia domanda. Avevo risposto a quel giovane così: Ma non lo sai che tu potevi essere un aborto? Gloria a Dio, gloria al Signore. Non siamo, è vero, un numero. Non siamo semplicemente una risorsa per la società. Siamo, è vero, una meraviglia voluta da Dio. La vita di ogni uomo è preziosa ai suoi occhi e abbiamo il diritto di difenderla dal suo concepimento fino alla sua fine. Solo Dio che l'ha data ha il diritto di giudicarla e di toglierla quando lui vuole. Voglio inserire a questo argomento due episodi della vita di Gesù in cui egli fa dei miracoli in una maniera curiosa e che ha dato adito a diverse interpretazioni. Leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 9, al verso 6. Detto questo, questo è Gesù, è vero, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. La scrittura ci dice, è vero, che Gesù usò questa maniera strana per guarire questo cieco. Infatti, dopo che Gesù gli ebbe ordinato di sciacquarsi gli occhi nella vasca di Siloe, fattolo, tornò, dice la scrittura, il Vangelo, che ci vedeva. Non potremmo vedere in questo fatto lo stesso Dio
che nel giardino dell'Eden creò il primo uomo, Adamo, che formò dalla polvere della terra? Qui vediamo infatti Gesù come Dio dalla terra, è vero, sputando in essa formò del fango, riformò gli occhi di quel cieco, ridandogli la vista. Gloria a Dio, gloria al Signore. Ora vediamo un altro episodio in cui Gesù compie la guarigione di un cieco in una maniera ancora più curiosa e in due tempi. Leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, al verso 23, dal verso 23 fino al verso 25. Egli prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: «Vedi qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gloria a Dio, gloria al Signore. In quest'altro miracolo vediamo, è vero, che stavolta Gesù sputò non a terra, ma direttamente sugli occhi di quest'altro cieco. Mentre nella guarigione vista in precedenza Gesù usò del nuovo materiale, cioè del fango fatto con la sua saliva, qui in questo nuovo cieco egli usa solo la sua saliva che gliela sputa negli occhi. Gloria a Dio, la divina saliva del puro agnello di Dio ha avuto, è vero, la potenza di cominciare a riformare i suoi occhi. Ma vediamo però non abbastanza perché ci vedesse chiaramente. Questo è un mio pensiero. Probabilmente quest'uomo non era cieco dalla nascita, ma un uomo diventato cieco perché appena potette seppe subito distinguere un albero da un uomo. Quella saliva aveva fatto subito effetto, ma è vero, ci volle un altro tocco di Gesù, un tocco delle sue mani per ridargli la vista in modo perfetto. Questo molto probabilmente, consentitemi questa interpretazione, perché la sua cecità non solo era fisica, ma anche spirituale. Egli probabilmente nel passato, sebbene ci vedesse bene fisicamente, spiritualmente vedeva il suo prossimo, è vero, in modo distorto, non anime preziose create all'immagine di Dio, ma appunto degli alberi, dei vegetali che camminavano. Quindi oggetti da usare a proprio uso e consumo. Con la vista fisica, Dio quindi gli diede ancora più importante anche la vista spirituale. Ma prima di ricevere questa guarigione completa, questo cieco dovette subire, è vero, l'umiliazione di vedere la sua condizione spirituale. Qual era? Quella di un uomo egoista e pieno di incredulità. Ma Gesù, è vero, ebbe pietà anche di lui e, avendo poste le sue mani nei suoi occhi, gli ridonò la vista 10-10. Gloria a Dio, gloria al Signore. Continuiamo il Salmo.
questo Salmo 139, leggiamo il verso 17. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Davide, alla presenza del Signore, è vero, viene subissato dai pensieri divini che gli vengono dall'alto. Essi, è vero, sono come un fascio di luce celestiale che lo travolge. Un'inondazione così grande che non gli permette di poterli afferrare tutti. Tanto che, svegliato dal sonno al mattino, li sente riaffiorare nel suo cuore con la presenza di Dio. È in questo modo, è vero, che per lo Spirito di Dio avviene in noi il rinnovamento della nostra mente, del quale l'Apostolo Paolo ci parla nella sua epistola ai Romani, capitolo 12, verso 2. Un processo del quale noi cristiani abbiamo bisogno che sia in esecuzione nella nostra anima ogni giorno, affinché siamo trasformati all'immagine di Cristo, man mano che ci appropriamo sempre più della mente di Cristo. Come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, capitolo 2, verso 16. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Vogliamo leggere adesso i versi 19 fino al 22. Certo, tu ucciderai l'empio, Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano, e non detesto quelli che insorgono contro di te. Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Gloria a Dio, gloria al Signore. Possiamo chiederci: chi è l'empio? Se non colui che all'evidenza di un Dio che si rivela nella sua gloria attraverso il creato, la sua parola, Gesù Cristo, la parola fatta carne, e il suo spirito, che ci convince di peccato e che ci convince che Lui è un Dio giusto, santo, perfetto, misericordioso e amorevole. Chi è questo qualcuno, questo empio? Colui che rifiuta ancora volontariamente la verità, questa verità che il Signore ci rivela. Volendo rimanere nelle tenebre, chi ama più della luce. Gli empi, dice Davide, si servono del nome di Dio per sostenere la menzogna. Ed è proprio così. Quante guerre, quante ingiustizie, quante stragi sono state fatte nel nome di Dio. E continuano a essere fatte, vero? Come anche quest'ultima guerra tra la Russia e l'Ucraina. Gesù stesso l'aveva predetto ai suoi discepoli, Luca 21:12. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in mano delle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a causa del mio nome. Anche Giovanni 16:2 dice: vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi loro viene
che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Gloria a Dio, gloria al Signore. Quanto all'empio finale, però, è scritto in Secondo Tessalonicesi 2:8: e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Gloria a Dio, gloria al Signore. Vogliamo leggere adesso l'ultimo verso di questo Salmo 139, il verso 23. Davide dice ancora: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Gloria al Signore. Davide conclude il salmo similmente così come lo aveva iniziato, mostrando di essere un uomo maturo nello spirito. Infatti, sebbene abbia detto a Dio di essere stato esaminato e conosciuto da lui, egli invita nuovamente il Signore ad esaminarlo per conoscere il suo proprio cuore, i suoi desideri e i suoi pensieri, perché trovandosi dinanzi alla sua perfetta santità, la santità di Dio, lui, uomo limitato e fallace, non può non sentirsi mancante e bisognoso ancora di perdono e purificazione interiore, in modo da essere trovato un giorno adatto per ereditare la vita eterna. Amen. Che il Signore ci benedica.